Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con il nostro 60 News, ovviamente in diretta come solito fare ogni sera dalle 19 alle 20, argomenti, sarà uno principale col quale iniziamo questa edizione. Intanto vi presento subito il nostro ospite di quest'oggi, in studio abbiamo Tonino Palamara, buonasera, è un batterista ed è un... uno degli organizzatori, diciamo così, direttore artistico di quello che è un evento di workshop di batteria e canto con Francesco Cusa e Gaia Mattiuzzi. Ora ne parleremo naturalmente, parleremo anche di tanto altro, perché di workshop non si parla spesso nel nostro territorio, quindi sarà un modo anche per capire di cosa si tratta. Un evento che lo annunciamo subito, si svolgerà questo sabato, sì, all'Ocri, al Palazzo della Cultura, e si parte credo al pomeriggio per poi arrivare in serata, prima serata. Sì, sì, sì. E allora, prima di parlare con Tonino Palamara, che è un batterista come lo è Francesco Cusa e come... abbiamo imparato a conoscere tanti altri, credo che sia anche un appassionato di jazz, immagino, o comunque Francesco Cusa è un jazzista d'eccellenza, è uno tra i primi tre o quattro nomi nella scena, insomma, italiana e non solo nell'ambito jazzistico. È anche un compositore, un musicista, detiene anche un'etichetta diciamo discografica indipendente, si chiama Improvvisatore Involontario. Già questo, insomma, il nome... questo editore lo conosceva già anche per Rocella Jazz probabilmente. Sì, Rocella Jazz, lui è un grande, insomma, appassionato di questo festival, nonostante mi abbia comunque amaramente confessato che non ha mai potuto partecipare a questo festival. Potrebbe essere anche un'occasione. Assolutamente sì, anche perché, insomma, di festival lui li ha fatti tutti, sia in Italia che in Europa. Insomma, lui è un catanese di origine, ma vive a Bologna, è un didatta, insegna in conservatorio, Allora proseguiremo subito a continuare a parlare di questo evento, vedremo di cosa si tratta. Io, giusto per i nostri telespettatori, le notizie, ovviamente l'approfondimento l'avete visto, ce l'avremo con questo evento musicale che si terrà all'Ocri, dicevamo sabato, però naturalmente non potevamo che non fare sì che la seconda parte del nostro 60 News sia legata all'operazione che c'è stata questa mattina da parte delle forze dell'ordine e dei carabinieri in tutta la provincia di Reggio Calabria. L'operazione è stata chiamata Colombiani da Spromonte. Praticamente è un'operazione che ha visto ordinanza di custodia cautelare per circa 30 soggetti, 23 sono stati arrestati dal comando provinciale di Reggio Calabria, in particolare dai cacciatori da Spromonte sulla Locride e nella piana di Gioia Tauro a Adrianova. Questa mattina un'importante conferenza stampa che si è tenuta proprio nella sede del gruppo carabinieri Locri e che ha consentito di spiegare i dettagli di questa operazione. Quindi la seconda parte del 60 News sarà dedicata a questo, mentre nella prima parliamo di un argomento ovviamente più leggero, più morbido, più rilassante, che è la musica e questo evento. Io non prima quindi di procedere con l'argomento musicale darei una sventagliata subito alle nostre news, al nostro sito internet, per vedere quali sono le notizie che questo pomeriggio hanno caratterizzato appunto le ultime ore. E partiamo da Rocella Ioni, che vedete in home page, aderisce alla campagna contro il bullismo, Fiori d'Azzurro, e poi in collaborazione con Telefono Azzurro ci sarà questo evento sabato 17 aprile dalle ore 17 alle ore 19, domenica 18 dalle ore 10 alle ore 13. Poi, spostandoci ancora più sotto, tentano furto in casa e non trovando nulla la incendiano, quindi per un diversivo si sono divertiti a dare al fuoco anche un'abitazione, oltre ad aver tentato di rubare Vinitaly, chiedo scusa, in 20.000 viste nello stand della Regione Calabria, quindi oltre 20.000 visitatori, è una buona media. Cercheremo di capire dopo le ultime campagne pubblicitarie della regione, che a dire il vero non hanno dato tanto lusso alla Calabria, ricorderete l'ultima, quella di Peracortari, che insomma ormai chiamata così ci ha un po' sputtanato in tutto il mondo. Speriamo che col Vinitaly si riesca a recuperare quella cattiva immagine che era emersa, un'immagine che poi era costata 450.000 euro, quindi ragazzi miei, rendiamoci conto di quello che facciamo. Assolto dopo 22 anni di carcere, sarà risarcito con 6 milioni e mezzo. Insomma, 22 anni sono una vita, non c'è cifra che... vediamo dove è accaduto,
trascorso giustamente 22 anni con l'accusa poi caduta di aver partecipato a una strage di due carabinieri nella casella di Alcamo a Trapani. Dopo 22 anni si è assolutamente dimostrato che non c'entrava nulla. E 22 anni di carcere sono tanti, 6 milioni e mezzo di euro serviranno ad alleviare, diciamo, in qualche maniera il dolore di questi 22 anni che, a dire il vero, sono una vita. Aggrediscono carabinieri davanti a caserma per fermo di un amico, arrestati. E questo è avvenuto nella provincia di Catanzaro. E poi Soverato, articolo 32 Calabria, incontra la cittadinanza. Rimaniamo sul territorio, droga scoperti, oltre 2 kg di marijuana in un casolare abbandonato. E poi vedete il santuario Nostra Signora dello Scoglio e Frater Cosimo, sabato su Rai 2. Questa foto noterete il nostro collega giornalista Giuseppe Cavallo. E poi qua l'operazione di cui abbiamo detto prima, colombiani da Spromonte, la conferenza stampa in questa foto, che poi è anche il player del video. Vedete che c'è il colonnello dei carabinieri, Toscani alla sinistra, comandante del gruppo Loki, e poi il sostituto procuratore, la Sguaglia, la procura di Loki, il procuratore capo D'Alessio, il comandante provinciale dei carabinieri Falferi, e poi anche Ottavio Sverlazza, come vedete, che è procuratore capo della procura di Palmi, per poi il capitano che comanda anche la compagnia che, se non erro, con di Gioia Tauro, che staziona su Cittanova, su Delia Nuova, dove sono svolte appunto gli arresti anche. Reggio Calabria, 125 opere d'arte restituite alla collettività. E poi ancora Gioia Tauro, corteo di protesta sullo smaltimento rifiuti, mentre sempre sulla Locride, operazione colombiana da Spromonte, nomi e dettagli dell'operazione, compresi i video che sono stati caricati prontamente dalla nostra redazione, quindi vi consentono di andare a vedere tutto quanto è accaduto. E poi Pavalino, l'istituto di La Cava, championship di informatica, omicidio Tatiana, inflitta pena di 30 anni a Gianluca Bevilacqua. Lo ricorderete, l'omicidio terribile di Brancaleone. Ultima spiaggia, chiesa 6 secoli di carcere contro i clan della Ionica Regina. Si tratta appunto, i PM sono De Bennardo e Antonella Crisafulli. L'operazione è l'ultima spiaggia. E poi ancora rimaniamo sempre, in questo caso a Siderno, di gestore politica divisa tra favorevoli e contrari. E poi segue sale 200 kg di novellame da Sarda, denunce, e poi ancora doveva testimoniare al processo di Scagliola, colonnello della DIA, quindi in carico alla Guardia di Finanza, si suicidia poche ore prima. Questo è venuto a Reggio Calabria, avrebbe dovuto testimoniare. Scoperto falso invalido, denunciato a piede libero. E poi Locride, operazione dei carabinieri, 27 arresti, eccetera. Convegno su misericordia e solidarietà. E poi gioielli della mafia al museo di Reggio Calabria. Per ora, se non ci sono novità, ci fermiamo qua. Diciamo che abbiamo fatto una bella rassegna stampa delle news di questo pomeriggio, accendendo sempre i riflettori su colombiani da Spromonte, che di fatto è la notizia del giorno. E allora, ora abbiamo un buon 20 minuti da trascorrere assieme. Bene. Con il nostro ospite. Anche più, anche 25, quindi parleremo con Tonino Palamara di questo evento. Innanzitutto come nasce l'idea di creare un workshop di batteria e canto e poi di farlo nella Locride, a Locride in particolare? Beh, allora, l'idea nasce da una promessa non scritta con Francesco e Gaia, io sono in contatto con loro, insomma, spesso, e quindi più di un anno fa ci eravamo ripromessi, insomma, che prima o poi questo evento bisognava farlo. Non si sapeva ancora dove e quando. Io sono nuovo di questa zona, tra virgolette, nel senso che sono da poco diventato cittadino locrese, mi sono trasferito da Reggio Calabria, mia moglie è di Locri, quindi insomma ho iniziato questo nuovo percorso in questo bellissimo territorio. Insegno in una scuola a Marina di Gioiosa, la scuola Eureka, insegno batteria, ho aperto un corso di batteria quest'anno. E quindi ho pensato bene, insomma, essendo in questo territorio, tra le altre cose io collaboro con Francesco Locisano al suo progetto, e quindi anche per questo ho deciso, insomma, di trasferirmi definitivamente da queste parti. Francesco Locisano, che è una persona che ha deciso anche di vivere in questo territorio. Ha deciso di vivere in questo territorio. Scommettendo anche di poter continuare a fare musica ai livelli in cui l'ha fatta da questo territorio. Assolutamente. Quindi una scelta importante, non sacrificante, però importante, perché... Ma diciamo che comunque questa è una bella fucina, insomma, è un bel posto dove, tra virgolette, si può produrre. Perché, insomma, c'è una certa, tra virgolette, serenità, non si è, come dire,
stressati da tante situazioni. È chiaro che poi la visione è quella, insomma, mondiale, no? Quella, insomma, cioè, questa è la base per cui puoi muoversi guardandosi a 360 gradi. Quindi, tornando all'evento, ho deciso, attraverso in collaborazione con la scuola dove insegno, la New Beat di Vibo Valencia, che è un'altra scuola, è un'altra associazione, la MCM di Reggio Calabria, che è un'altra scuola di canto, e chiaramente l'Associazione Culturale Battenti Italiana, ho deciso, insomma, di promuovere questo concerto in questa zona. Ci tengo a precisare che Francesca e Gai in quest'ultima settimana saranno in tour in Sicilia con un'unica tappa sabato qui in Calabria, ma chiaramente vengono da un percorso di date e di serate in teatri, insomma, sparsi un po' in tutta Italia, soprattutto al nord Italia. Quindi, la regia, se vuole, può benissimo. Ecco, vediamo se mettiamo la locandina più piccola, forse pure meglio. Sì, penso di sì. Perfetto. Allora, ecco qua, quindi concerto. Questo è il concerto, la locandina più piccola. Vedere ovviamente il concerto, vedete, c'è anche Carmelo Coglitore qua, no? Sì, c'è anche Carmelo Coglitore, perché sta collaborando con loro in quest'ultimo periodo. Carmelo è un carissimo amico e collega che quest'anno abbiamo il piacere comunque di avere anche lui a Roccella, perché lui vive qui e insegna a Monasteraci in una scuola. Ha scelto quest'anno di stare qui, insomma, in questa zona. Insomma, questi musicisti qua ritrovano, Ma sì, non è nel primo, nell'ultimo. Ma perché sì, è l'aria buona insieme al cibo e insieme alle persone, perché comunque le aspettative... Bello spot che sta facendo, Ma sì, lo faccio non così come si suol dire per faccia lavata, ma è comunque quello che ho potuto constatare in questi ultimi 5 anni. Perché nonostante io vivevo fino a pochi mesi fa a Reggio, comunque mia moglie essendo di qui, io ho bazzicato questa zona, quindi lo dico, insomma, con molta simpatia e affetto. Quindi ci sarà anche lui quella sera, non in qualità di special guest, infatti non è uno special guest, perché è messa alla stessa stregua di loro due, nel senso che è in collaborazione con loro. Quindi non è un ospite nel loro spettacolo, ma è un'integrazione. Ecco. Quindi l'idea è stata questa, quella di proporre a Francesco e a Gaia il concerto delle 21:30. Il concerto delle 21:30, il programma più ampio, però, è quello che parte lo facciamo dal pomeriggio, vedere meglio anche qua in quello che parte dal pomeriggio, quindi dalle 15 del pomeriggio. Il workshop. Ci sarà un doppio workshop. Quindi dalle 15 al Palazzo della Cultura di Locri. Quindi il workshop è sostanzialmente un momento in cui si lavora all'interno di un tema che è quello della musica, legato in questo caso specifico a due strumenti in particolare, che sono poi gli strumenti che suonano, insomma, questi due musicisti. Quindi c'era un workshop di batteria e un workshop di canto a partire dalle 15, contemporaneamente in due aule, in due stanze separate, quindi al Palazzo della Cultura di Locri. L'idea carina, insomma, che io ho proposto a loro e che loro hanno felicemente accettato, è stata quella che l'ultima parte, quindi l'ultimo retto e mezzo di questo workshop, prevede che loro due confluiscano questi due seminari in un unico seminario, proprio perché si cercherà di fare una sorta di preludio al concerto serale, perché non dimentichiamo che questo progetto ha come caratteristica il fatto di essere comunque montato soltanto su due strumenti, no? Che sono i tamburi e la voce, quindi senza nessun supporto di tipo armonico. E quindi questa è la caratteristica, anche perché comunque stiamo parlando di black music. Per black music intendo, la loro ricerca è stata quella dei work song, quindi dei canti di lavoro, musica ancestrale, canti africani, eccetera. Hanno fatto una ricerca su Alan Lomax e da lui hanno preso alcuni testi che poi hanno cercato di mettere in musica e chiaramente rivisitati in una chiave moderna. Quindi quello che sarà il tema del workshop insieme sarà proprio quello di cercare di spiegare, insomma, ai seminaristi come si può creare musica senza avere il supporto per forza di un'armonia. Per armonia intendo di un pianoforte piuttosto di una chitarra. Quindi gli stimoli che vengono, gli elementi che vengono messi in discussione senza il supporto dell'armonia, sono appunto
i restanti che fanno poi parte della musica, che sono quindi il timbro, quindi come si suona, come si tocca uno strumento, piuttosto che l'evoluzione di una voce da un punto di vista proprio di emissione vocale o di un tamburo, la ritmica, quindi gli stimoli ritmici che si danno insieme, e anche e soprattutto le linee melodiche che a questo punto vengono ad incrociarsi l'una sull'altra, i tamburi da una parte e la voce dall'altra. In tutto questo, alla fine, nel concerto, si inserirà Carmelo Coglitore, che comunque suona anche lui degli strumenti che di armonico non hanno, hanno poco, nel senso che sono dei sassofoni e quindi sono prettamente gli strumenti melodici. Quindi, insomma, l'idea è stata questa, quella di creare un qualcosa di particolare che possa essere un'occasione sia per i batteristi che per i cantanti di approcciarsi in maniera differente rispetto a come di solito ci si approccia. Stiamo parlando in un ambito jazzistico, quindi chiaramente il jazz per Antonio Masi ha una caratteristica che è quella della sperimentazione, quindi anche dell'improvvisazione, che non vuol dire buttarsi ad occhi chiusi all'interno di un qualcosa senza avere niente alle spalle, ma al contrario, avendo un background di informazioni, cercare di creare musica in maniera estemporanea. Quindi questa è una grossa, secondo me, opportunità che c'è per tutta la Locride, insomma, di partecipare sia al workshop. Ringrazio tutti i ragazzi delle varie scuole, dal Regino al Vibonese, al Catanzarese e anche nella Locride, che hanno deciso di aderire a questo evento. Invito comunque tutti a partecipare a questo concerto, perché comunque resterete, insomma, ecco, io vedo che si parla di elementi, tecnica ritmica e poliritmica, poi si parla del corpo nella voce, la voce nel corpo, sì. E poi ancora interazione tra batteria e voce. Sì, poi naturalmente dopo tutto questo, diciamo, l'improvvisazione, come abbiamo detto prima, la composizione estemporanea legata alla reciprocità, alla reciproca influenza di elementi ritmici, timbrici e melodici. Esatto. Poi c'è anche una cena che sarà, diciamo, sì, diciamo, per che i partecipanti al workshop. Ho pensato di creare una sorta di comodità per i ragazzi che vengono da Reggio fuori, piuttosto che da Vibo. Cioè quelli, siccome ci sarà uno stacco tra la fine del workshop e l'inizio del concerto, ho cercato di creare una convenzione con un ristorante, che è il ristorante La Piazza di Locri, per cercare di farli mangiare intanto tutti insieme, non dire io vado lì dove andiamo, eccetera, e bim bim balle giù. È una cifra, insomma, abbordabile, insomma, considerando il fatto del costo del workshop, le spese di viaggio, eccetera. Quindi ho cercato di pensare un po' a tutto, ecco, che anche che in ambiti che tra virgolette non sono quelli miei, certo, soliti, però insomma. Poi alla fine il concerto alle 21:30 con i partecipanti che abbiamo visto, tra cui anche Carmelo Coglitore. Esatto. Ecco, una domanda potrebbe... 5 euro il costo del biglietto del concerto serale. Quindi diciamo che è un prezzo così... insomma, giusto per... Mentre per quanto riguarda il workshop... Il workshop costa 20 euro ed è... è diretto a persone comunque che hanno già esperienza nel settore. Non devono avere un'esperienza specifica, è chiaro che è aperto a tutti, a sì, musicisti in generale, anche un chitarrista potrebbe partecipare. Tra le altre cose ho anche due iscritti della scuola dove insegno io, che sono dei corsisti di violoncello, che però... hanno deciso di partecipare al workshop di canto, quindi non è richiesta un'esperienza specifica, una preparazione specifica, è richiesto un interesse verso intanto questo mondo, che è quello dell'ambito del mondo del jazz sostanzialmente, è tanta curiosità. Poi è chiaro che non ci sarà da parte di Gaia o di Francesco pretese particolari, anzi loro sono insomma non nuovi a questo tipo di seminari, quindi insomma sapranno dettagliare nello specifico
e portare insieme un discorso, insomma, anche in base al tipo di persone che ci sono davanti, insomma, è aperto a tutti, ecco, non è richiesto niente di particolare. Torino, tu rimani ovviamente il direttore artistico Sì, dell'evento, l'hai seguito tutto e credo che questo potrebbe essere anche un'esperienza, un primo della lunga serie. io spero che possa essere il primo di una lunga serie, anche perché poi. Insomma, in futuro c'è il progetto di creare tutta una serie di workshop che prevedono anche dei workshop miei, ma non solo. Insomma, quello che vorrei comunque cercare di creare è una sorta di collaborazione, legata alle scuole in generale, insomma, che vogliono, tra virgolette, unirsi a questo progetto, proprio per cercare di far tornare i ragazzi all'interno del mondo della musica, ma non perché devono poi fare questo lavoro per forza, eccetera. Intanto per cercare di far capire loro che comunque dietro il lavoro del musicista sono tanti sacrifici, e non è facile oggi come oggi, insomma, cercare di mantenersi a certi livelli, insomma, con questo. E poi per cercare di stimolarli anche alla creatività, proprio perché la musica è questo sostanzialmente, la musica è creatività, quindi il fatto di far avvicinare anche dei ragazzi, anche molto giovani, a questo mondo è secondo me un modo per sviluppare in loro una creatività in ogni caso, anche se poi dopodomani faranno gli ingegneri piuttosto che i medici o qualsiasi altro tipo di lavoro, anche imprenditoriale, no? È un modo, secondo me, molto giusto per farli crescere. Quindi, Io ti faccio una domanda, che siamo arrivati quasi alla fine, lo spazio è dedicato, senz'altro, però dell'evento abbiamo parlato in maniera assolutamente. assolutamente soddisfacente. E, tu insegni batteria, Sì. e la batteria è stato uno strumento che mi ha sempre incuriosito. Allora, un ragazzo, un giovane, su da che età può incominciare a studiare batteria? Tu hai un bambino che ha 4 anni e mezzo, Sì. ecco, già l'età, diciamo, proprio infantile, parliamo di 4-5 anni, può essere l'età giusta per partire con le botte di tamburo oppure è un po' troppo presto? Allora, in generale non c'è uno strumento che si può iniziare secondo me, in un periodo o piuttosto in un altro. Credo che nei primi, Dalla da, tua dai, esperienza. dai 0 ai 6 anni di vita, tutti i bambini, possono approcciarsi a questo mondo, però non come insegnamento, come gioco. Infatti esiste, tra virgolette, una disciplina che si chiama propedeutica. Sì. In generale c'è anche la propedeutica musicale, che è un corso comunque aperto anche nella scuola Eureka di Maria di Gioiosa, dove ci sono dei bambini dai 3 ai 6 anni che fanno questo corso, che in sostanza non è nient'altro che lo stimolo alla conoscenza, un po' di quello che dicevo prima. Quindi risuonano sti tamburi. Ecco. Si può percuotere, si può ascoltare musica, si può ballare, si può danzare, si può avere la percezione della musica e cercare anche con un singolo movimento di stare Voglio insieme dire, a loro. l'approccio allo strumento si può fare? Da 6 anni in poi io credo che sia il periodo più giusto, perché i ragazzini prima, devono, i bambini prima devono giocare. È inutile che tu gli dica a un bambino di 3 o 4, 5 anni, ascolta, allora questa cosa si fa così, devi suonare in questa maniera, eccetera. Il mio figlio, tra virgolette, è un grande appassionato di musica, no? Non c'era Suona un dubbio. po'. Se non altro Suona un perché, po' insomma, tutto. Quando si è cresciuto. lui mi chiama per andare a suonare con lui la batteria, piuttosto che il tamburello, piuttosto che il flauto o qualsiasi altro strumento, è lui che detta le regole, perché quello è il momento del suo gioco. E io non faccio altro che Assecondare. assecondarlo secondo le sue regole. Quindi se lui mi dice: papà, facciamo questa canzone, no? Io gli dico sì, ma non gli dico il modo in cui lui la deve fare. Lui che mi dice: allora adesso facciamo questo, poi faremo quell'altro e poi faremo quell'altro ancora. Lungi da me da dirgli: no, Gabriele, allora facciamo in un'altra maniera. Lui si scoccerebbe, ma come qualsiasi altro bambino, in qualsiasi altra dimensione di qualsiasi altro gioco, è chiaro che anche quando giochiamo a pallone, lui che mi dice: giochiamo in questo modo, la porta la fatica. Io gli do dei suggerimenti: che dici, possiamo fare così? Ti piacerebbe questa cosa? Lui mi dice sì o no. Se mi dice sì, allora io cerco di, diciamo, in maniera subliminare di dargli qualche informazione, no? Altrimenti io assecondo lui, anche perché il modo in cui loro, cioè, assorbono quello che gli viene detto, lo sappiamo tutti, è per imitazione.
quindi loro imitano nel bene e nel male ciò che noi adulti facciamo, quindi in questo ambito... L'età giusta dai 6 anni in poi. Dai 6 anni in poi, anche perché loro iniziano magari andare alle elementari, sanno che c'è una maestra davanti che inizia a spiegargli delle cose, sanno che in quel momento è lei che, o lui che parla e loro devono stare lì ad ascoltarli. I corsi quando incominciano? Sono ciclici? I corsi iniziano da settembre e finiscono a giugno. Quindi hanno una cadenza, diciamo, annuale come l'anno accademico scolastico. Quindi niente, a 6 anni un bimbo può suonare la batteria. Può iniziare ad approcciarsi a questo strumento come a tanti altri strumenti. Senti, prima dei 6 anni credo che sia... Un consiglio, un bimbo, ma anche un adulto, potrebbe... L'approccio vero è migliore sulla batteria elettrica o comunque... Conviene iniziare la batteria elettrica o quella reale a percussione? No, i suoni reali, qualsiasi essi siano, anche questo tavolo, anche farlo iniziare... Quindi tu sconsigli la batteria elettrica? La batteria elettronica, tra virgolette, elettronica, vabbè, sì, è un, diciamo, deve essere una comodità, cioè nel senso un bambino, una necessità di spazio, un ragazzo, quindi. Sì, che magari vive in un appartamento e ha una stanza, eccetera, allora per studiare può, tra virgolette, mettersi in cuffia e studiare la batteria elettronica, anche perché poi da lì potrebbe avere altri stimoli che vanno in una certa direzione sull'elettronica, eccetera. Non è sbagliato, però comunque i suoni reali, qualsiasi essi siano, sono sempre più giusti, più genuini, è quelli che io consiglio. Poi l'elettronica oggi fa parte del mondo della musica, la uso anche io, ed è interessante. Quindi la domanda successiva, se preferisci una batteria elettrica o quella acustica. Non c'è paragone. Acustica, insomma. Acustica, assolutamente acustica. Anche perché io vengo dal mondo del jazzistico, mi interessa questo mondo, e lì proprio vengono messi in evidenza i suoni reali, anche se poi sono amplificati, ma sono suoni reali, sono suoni che anche in acustico possono funzionare. Poi vengono amplificati e quindi resi udibili a più persone in un teatro piuttosto che all'aperto per un concerto, però sono comunque dei suoni reali, non sono dei suoni artefatti, quindi a me piace uso questo termine un po' sound, insomma, che è un termine un po' tecnico tra virgolette, però a me piace il sound del suono reale. E mentre alla regia chiedo di caricare il primo dei servizi che abbiamo mandato nel telegiornale, quello sugli arresti, quindi il primo, non la conferenza stampa, ma il primo servizio, quello dove facciamo un quadro generale di questa operazione che si è svolta questa mattina, dove abbiamo visto 30 arresti, vedrete le uscite anche degli arrestati. Mentre Gio prepara questo, io ringrazio e grazie saluto te, Tonino Palamara, grazie che a voi, insomma, è direttore artistico di questo workshop, lo ricordiamo, che si terrà di musica, di canto e batteria, sì. Ricordiamo all'Ocri il 16 aprile. Palazzo della Cultura. Palazzo della Cultura. Vorrei ringraziare per questo motivo il comune di Locri che ci ha dato ha concesso a noi la location e ha sposato subito. Insomma, il comune di Locri è sempre molto aperto a questi sì, eventi culturali, musicali. Sia il sindaco che l'assessore Anna Sofia. Insomma. So che ci sarà anche il cameriere fra qualche. Sì, la settimana successiva. Quindi, 24. Insomma, 24. Un bel calendario di eventi dove assolutamente. Il comune di Locri mette a disposizione le strutture, non si tira indietro, insomma, no, anche perché è un territorio nostro che ha bisogno di questi stimoli positivi che provengono dal mondo della musica, della cultura in genere, e quindi bisogna fare tutti gli sforzi per cercare di dare spazio a chi, come te e come tanti altri, grazie, con molta fatica, lo dobbiamo riconoscere, porta avanti questo tipo di progetti che meritano la massima diffusione. Come vedi, anche noi abbiamo dedicato uno spazio grazie anche a voi per questa possibilità. Uno spazio importante all'informazione dedicata a questo, e continueremo naturalmente a farlo fino a sabato per far sì che questo workshop venga bene conosciuto da quelli del territorio, ma anche da fuori, visto che insomma, trasmettiamo in tutta la Calabria. Grazie al direttore artistico Tonino Palamara. Grazie a voi, buonasera a tutti. E allora, io vi lancio ora questo primo servizio, ci vediamo fra poco, dopo appunto questo servizio introduttivo sull'operazione che vi ricordo si è svolta questa mattina da parte dei carabinieri, che ha visto l'arresto di 30 soggetti, 27 poi sono quelli che sono stati direttamente coinvolti nell'operazione. L'operazione, avete visto il nome, è Colombiani da Aspromonte. Quindi linea regia e poi torniamo in studio.
È stata denominata Colombiani da Spromonte l'operazione eseguita alle prime luci dell'alba di oggi, che ha portato nel tempo complessivamente all'esecuzione di 42 arresti nei centri aspromontani di San Luca e Delia Nuova. 200 militari del comando provinciale di Reggio Calabria, con l'ausilio di unità cinofile dell'ottavo nucleo elicotteri Vibo Valentia e dello squadrone liportato Cacciatori Calabria, su ordine delle procure della Repubblica presso i tribunali di Locri e Palmi, hanno tratto in arresto e in esecuzione due ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice delle indagini preliminari dei rispettivi tribunali. 27 persone gravemente indiziate a vario titolo per i reati di traffico illecito di numerose armi clandestine, alcune delle quali risultate provento di furti perpetrati tra la Lombardia e il Piemonte. Porto, detenzione illegale di armi, traffico illecito di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, cocaina ed eroina, furti venatori e caccia di frodo. Altre 15 persone erano già state tratte in arresto nel corso delle indagini e a riscontro della stessa tra il 2013 e il 2014. Nei confronti di 3 minori sono stati invece notificati altrettanti avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Reggio Calabria. Le indagini condotte dai militari del gruppo di Locri, del comando stazione di San Luca e dello squadrone liportato Cacciatori Calabria sono scaturite da un attento monitoraggio dell'area aspromontana di pertinenza dei due centri calabresi e hanno preso spunto nel 2013 dall'individuazione di una vasta piantagione di canapa indica in alta montagna nel comune di San Luca. Sono state rinvenute successivamente numerose piantagioni di canapa ubicate in alta montagna, cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti già confezionati e pronti per la vendita, nonché veri e propri arsenali di armi, all'interno di casolari e ovili riconducibili a soggetti ritenuti contigui alle ndrine di San Luca degli Strangio, detti gli Anchi, e dei Giorgi, detti Boviciani, note per i fatti inerenti alla faida di San Luca. Le successive indagini si sono svolte grazie a tecniche investigative classiche, battendo il territorio, ed espedienti innovativi con incursioni notturne anche mediante l'ausilio di sofisticate attività tecniche, permettendo così di avere il costante monitoraggio di tutti i movimenti e di documentare il compimento di specifici reati. Ciò ha consentito ai militari di penetrare nel territorio aspromontano, nonché di svelare l'esistenza di interi nuclei familiari dediti alla coltivazione di canapa indica mediante la realizzazione di piazzole recintate, fornite di impianti di irrigazione e di essiccatoi. Inoltre è stato possibile ricostruire provate responsabilità secondo le quali i soggetti, seppur non tutti e non stabilmente collegati fra loro, in un'area geografica ben definita erano dediti al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di armi da sparo e all'organizzazione di battute di caccia da frodo all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Nel corso dell'attività di indagine sono state tratte in arresto 15 persone in flagranza di reato e denunciate in stato di libertà altre 7. Sequestrati complessivamente 46 fucili, 8 pistole, 2.420 munizioni per fucili e pistole, 762 grammi di cocaina, 2 kg di eroina, 416 grammi di sostanze da taglio, circa 2 quintali di marijuana, 2.419 piante di canapa indica in 8 distinte piantagioni, nonché 300 capi circa di fauna protetta e attrezzatura varia per la loro cattura. Eloquenti alcuni dei rinvenimenti operati dagli inquirenti nel corso dei numerosi riscontri effettuati. In un casolare ubicato nella parte vecchia del centro di San Luca venivano infatti rinvenuti un fucile d'assalto, oggetto di furto, 8 fucili da caccia con matricola brasa, un centinaio di munizioni per fucili e 792 grammi di cocaina. E ancora a Delia Nuova, Sergio Domenico, classe 68, veniva tratto in arresto poiché trovato in possesso di un arsenale composto da 11 fucili a matricola brasa, una pistola, 442 cartucce per dette armi e 100 grammi di marijuana. Nel giardino di un'abitazione di Bovalino, ben occultati e imballati in panetti, venivano rinvenuti 100 kg di marijuana e 2 kg di eroina, motivo per il quale venivano tratti in arresto in flagranza di reato 4 dei 5 componenti del nucleo familiare dei Pizzata. È ancora ingente la quantità di armi e stupefacenti sequestrato e rinvenuto all'interno di grotte, nei ricoveri di animali, nelle intercapedini ricavate tra le pareti, nei divani e, in un caso, anche all'interno di fanali e indicatori di direzioni di fuoristrada. Non lasciano dubbi dal punto di vista probatorio anche le immagini estrapolate dai video effettuati dai militari della stazione di San Luca, nonché le immagini estrapolate dai loro apparati telefonici. Destinatari della misura odierna sono Cutri Andrea, di San Luca, anni 28,
Giampaolo Antonio di San Luca, anni 30, Giampaolo Domenico di San Luca, anni 26, Giorgi Antonio San Luca, anni 53, Giorgi Francesco San Luca, anni 22, Giorgi Francesco alias Schillaci di San Luca, anni 30, Giorgi Giovanni di San Luca, anni 73, Giorgi Salvatore San Luca, anni 58, Mammoliti Domenico San Luca, anni 28, Mammoliti Giuseppe San Luca, anni 58, Mammoliti Saverio alias Bambolo San Luca, anni 32, Pelle Antonio alias Palea di San Luca, anni 47, Pipicella Giuseppe San Luca, anni 59, Sergi Donato alias Arcangelo San Luca, anni 48, e ancora Strangio Giuseppe alias Champagne di San Luca, anni 61, Cagliostro Giuseppe di Lianuova, anni 32, Carbone Basilio alias Silio di Deglianuova, anni 37, Carbone Giuseppe alias Uzzingaro di Deglianuova, anni 39, Carbone Raffaele Angelo Deglianuova, anni 35, De Marte Rocco alias Pitta Deglianuova, anni 28, Guadagnino Giovanni Deglianuova, anni 49, Italiano Domenico alias Ragioniere di Deglianuova, anni 41, Italiano Francesco alias Upaiuni Deglianuova, anni 31, Lirosi Angelo Deglianuova alias 58, Lirosi Michele alias Mandali Deglianuova, anni 26, Lirosi Rocco Deglianuova, anni 28 e infine Rechichi Alessio Deglianuova, anni 26. Bene, siamo ritornati in studio. Io vi voglio ringraziare per averci seguito. Ora lancerò la conferenza stampa dell'operazione Colombiana Aspromonte, l'abbiamo seguita per intero. Abbiamo visto diversi interventi, è un bel blocco di approfondimento quest'oggi e naturalmente vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti con me, vi vedrete mercoledì prossimo, ma altre edizioni dei telegiornali e altri programmi di approfondimento. Volevo solo dare un caro saluto a una piccolina che oggi compie un anno, Nicole Cortese. Nicole, tanti auguri, un anno la sta piccolina ce l'abbiamo nel cuore, quindi ci tenevo proprio a fare gli auguri in diretta, solitamente non lo facciamo mai, ma come si dice, a volte l'eccezione conferma la regola. E ora torniamo alla cronaca, operazione Colombiani d'Aspromonte, la conferenza stampa, dove tra gli altri sono intervenuti due procuratori, Sferlazza e il procuratore capo di Locri, D'Alessio, comandante provincia dell'Arma dei Carabinieri, Falferi, ma anche il colonnello, comandante del gruppo Locri, Toscani. Andiamo a vedere questa conferenza stampa e poi naturalmente appuntamento con Fatti e Misfatti. Buona serata. Ogni singolo reparto, anche quello apparentemente più piccolo, estrinseca, manifesta una capacità di penetrazione operativa e informativa di assoluto prestigio e di assoluto livello. Sotto la preziosa guida di entrambe le procure, in particolare di quella di Locri, con la preziosa sostegno, il prezioso sostegno e indirizzo anche di quella di Palmi, l'arma della Locride e segnatamente quella di San Luca ha inferto un duro colpo, segno che non vi sono zone franche nel territorio della provincia, segno che l'arma dei carabinieri non trascura alcun elemento, segno che ogni singolo uomo di questo comando provinciale, di cui mi onoro di essere al vertice, non lesina impegno, dedizione e sacrificio. Se un reparto come la stazione di San Luca, che sicuramente dal punto di vista ordinativo è il più piccolo, è riuscita a mettere a sistema sinergie investigative e approfondimenti operativi di tale pregio, credo che questo costituisca per ognuno di noi un viatico più che ottimo per il futuro. Io non mi dilungo oltremodo e cedo la parola sicuramente al procuratore D'Alessio e quindi al procuratore Sferlazza. Sì, aggiungo quello che ha detto il colonnello, che diciamo questa operazione mi piace sottolineare proprio questo rapporto tra le due procure di Locri e di Palmi. Io ringrazio il procuratore Sferlazza che è venuto qui a testimoniare a sua volta questo. Ci siamo anche confrontati sul fatto che tutto sommato non amiamo, come dire, l'aspetto mediatico, ma che dobbiamo, a cui dobbiamo ottemperare anche per rendere omaggio e, come dire, e
alle forze dell'ordine, ai carabinieri in questo caso, in particolare poi a quelli di San Luca che hanno così bene operato in questa circostanza. Le procure di questo distretto lavorano e sono capaci anche di lavorare in sinergia, in collegamento tra loro, in questo caso Locri e Palmi, ma può capitare anche che di collaborare, come capita, di collaborare con la procura di Reggio Calabria, Locri e Palmi, Palmi e Reggio Calabria. Non ci sono, come dire, territori sui quali si possa registrare da parte del, come dire, delle procure che hanno competenze sul territorio, margini di, da questo punto di vista, di caduta di collegamento, di cointeressenza. È importante anche, lo vedrete poi dai filmati, come le vicende si siano sviluppate per taluni aspetti in territori estremamente impervi. Ebbene, va detto anche questo, non c'è territorio che non venga a brandelli, come dire, conquistato e controllato dalle forze dell'ordine, e non c'è margine, non ci deve essere margine per qualunque tipologia di criminalità, di impunità su qualunque tipo di territorio, anche su un territorio così difficile come può essere quello della Locride o quello della Spromonte, della fascia tirrenica. Noi cerchiamo di contrastare, naturalmente per noi intendo soprattutto in questo caso l'arma dei carabinieri, su qualunque tipo di territorio l'eventuale commissione di reati. C'è qui la dottoressa Sgueglia che ha condotto la massima parte delle indagini, parte delle quali è poi passata, ripeto, alla procura di Palmi, che con altrettanta efficacia ha poi portato a termine e sviluppato la parte di sua competenza, perché vi erano attività criminose che si registravano sui due territori. Questo poi sarà oggetto, se volete, di chiarimenti ulteriori, e non aggiungo altro se non, ripeto, ringrazio ancora il procuratore Sferlazza e le procure del distretto insieme alle forze dell'ordine lavorano proprio su questo aspetto, sul controllo, sul ripristino del controllo totale del territorio nell'ambito del distretto di Reggio Calabria. Grazie. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. È stato detto quasi tutto, in realtà io volevo semplicemente ribadire, esprimere il mio compiacimento ancora una volta e congratularmi per la professionalità che ancora una volta l'Arma dei Carabinieri ha dimostrato in questa indagine, come già il collega della Procura di Locri ha evidenziato, la capacità di controllare il territorio rispondendo, diciamo, con una efficienza operativa che ormai è ben nota, a quel controllo del territorio che la criminalità organizzata, anche non di tipo mafioso, riesce a esercitare in una realtà così difficile. Anche io sono ben lieto di avere avuto la possibilità di collaborare in assoluta sinergia con la Procura di Locri, alla quale ovviamente va il merito principale di questa indagine e alle forze dell'ordine del territorio, perché noi in fondo abbiamo ereditato un troncone di questa indagine, e nonostante le difficoltà, le sfasature di ordine temporale che derivavano dai tempi diversi della giustizia nei due circondari per ragioni per varie ragioni, anche perché i tempi dei GIP non sono uguali in tutti gli uffici, ciò nonostante siamo riusciti, per evitare il pericolo di una discovery anticipata, a eseguire questa operazione congiuntamente, nonostante noi fossimo un po' più in ritardo rispetto ai tempi, perché eravamo stati investiti dopo da questa indagine. Quindi non solo desidero ribadire il mio compiacimento per la spiccata professionalità delle forze dell'ordine e dell'Arma dei Carabinieri in tutte le sue articolazioni territoriali, e soprattutto anche della Procura, la collega e gli ufficiali di PG
che prenderanno la parola poi potranno in dettaglio fornire elementi ulteriori di valutazione su questa operazione, quindi io non mi dilungo più di tanto. Volevo semplicemente sottolineare che nonostante magari in questo territorio siamo abituati forse a ben altro tipo di operazioni e sebbene nel caso di specie non sia stato acquisito un quadro probatorio che consentisse di ipotizzare fattispecie associative e meno che mai fattispecie associative di tipo mafioso, nonostante però alcune contiguità con famiglie, la famiglia Strangio per esempio di San Luca, nonostante questo io credo che i risultati di questa operazione, che però si ricollega anche a taluni successi che si erano verificati nel corso degli anni, diciamo nel 2014, cioè con sequestri di ingenti quantitativi di armi di stupefacenti, questo non toglie assolutamente importanza e significatività anche a questo tipo di operazione, perché voi capite bene che in una realtà come quella calabrese, come quella di questo, dei nostri due circondari, la disponibilità di ingenti quantitativi di armi, ancorché destinate per esempio al bracconaggio, ma anche di grossi quantitativi di stupefacenti, non è un fenomeno che va sottovalutato, nonostante non ci troviamo in presenza di una grossa e tradizionale organizzazione di stampo 'ndranghetistico. Quindi la risposta che le procure e le forze dell'ordine devono dare alle esigenze di giustizia che un territorio pone, ovviamente deve riguardare qualunque tipo di criminalità e quindi il controllo del territorio e il ripristino della legalità va esercitato a tutti i livelli senza sottovalutare assolutamente alcun tipo di fattispecie. Che dire, che noi avevamo chiesto 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e una di arresti domiciliari, il GIP ha accolto tutte le nostre richieste anche se ha graduato in modo diverso la tipologia di misure in relazione alla personalità o al protagonismo o alla capacità criminale di questi soggetti, che sebbene fossero in larga misura degli incensurati, tuttavia hanno dimostrato una spiccata pericolosità sociale. A volte l'incensuratezza non prova assolutamente nulla, anzi spesso i peggiori criminali a volte sono quelli che riescono ad avere il certificato penale bianco. Quindi ancora una volta grazie all'Arma dei Carabinieri per questa ennesima dimostrazione di altissimo senso dello Stato, del dovere, di spiccata professionalità, e concludo dicendo, come già il procuratore D'Alessio aveva evidenziato, non è stata un'indagine facile per il contesto ambientale in cui le indagini si sono svolte, che hanno richiesto attività tecniche, ambientali, video riprese, territori molto difficili da raggiungere. Quindi un plauso ancora una volta all'Arma dei Carabinieri, grazie. In natura i vuoti non esistono, laddove c'è un vuoto qualcuno lo riempie. Ecco, questo è il classico caso in cui probabilmente c'era un vuoto, nel senso che qualche cosa si è verificato. L'Arma dei Carabinieri, che da oltre 200 anni comunque, come diceva benissimo il suo comandante provinciale, effettivamente esplica la sua attività con i presidi territoriali fino ai minimi livelli, quindi fino alle stazioni, riesce ad avere una capacità penetrativa, una capacità conoscitiva in ogni territorio e in ogni dove, anche nella Locride, anche a San Luca, anche nelle zone impervie della Spromonte. Questa è una cosa fondamentale che ci tengo particolarmente a sottolineare, perché effettivamente vedremo poi, anche in base a quello che vorrà dire e che vorrà aggiungere il comandante della compagnia, il comandante della stazione, queste persone che lavoravano veramente, che facevano la loro attività credendo di essere indisturbati, di essere nel terreno proprio, di essere nel salotto di casa piuttosto che nella loro pertinenza dove ritenevano di poter fare o disfare come meglio ritenevano e volevano. I carabinieri invece, con metodologie, con tecniche investigative anche all'avanguardia, sono riusciti a dimostrare che effettivamente il territorio è controllato, il territorio è sottoposto costantemente all'attenzione delle forze dell'ordine. Nulla, tra virgolette, ovviamente sfugge, e nello stesso tempo ovviamente ci vuole tempo per assicurare alla giustizia condotte illecite oltre ogni ragionevole dubbio, come ci insegna sempre il signor procuratore e i signori sostituti. Quindi ecco, il tempo poi solitamente riesce sempre a essere galantuomo, e questo è uno di questi casi.
L'attività tra l'altro ha consentito nel tempo di arrivare a dei sequestri notevolissimi, vi daremo poi, abbiamo preparato una nota stampa riepilogativa, tenete conto che 42 sono le persone arrestate complessivamente, comprese le 15 che erano state arrestate in flagranza precedentemente tra il 2013 e il 2015, ben 46 fucili sono stati posti sotto sequestro, sono stati rinvenuti, 8 pistole, ben quasi 400 cartucce per fucili, cartucce per pistola, polvere da sparo, cocaina, 2 kg di eroina, marijuana, insomma abbiamo tutta una serie di situazioni che vi allegheremo e che vi avrete appunto come nota stampa al termine di questa conferenza, dove dettagliatamente vi riproponiamo e vi riportiamo alla memoria quella che è stata l'attività e come siamo riusciti ad arrivare a questa disarticolazione di questi soggetti. Abbiamo potuto accertare che gli odiati indagati nutrivano una vera e propria passione per quella che era l'attività venatoria. Quindi, pur non essendo titolari di nessuna autorizzazione per poter esercitare la caccia, entravano in possesso di armi poi risultate oggetto di furto e anche clandestine in quanto con i segni di riconoscimento a Brasi, e quindi nel territorio del Parco Nazionale d'Aspromonte si dedicavano sovente all'attività della caccia clandestina. I loro obiettivi erano principalmente cinghiali e anche altre specie protette, come ad esempio i ghiri. Sono stati sequestrati circa 300 già uccisi, oltre a tutte le attrezzature per poterne addivenire alla cattura. Quindi le due attività venivano, pur magari non essendo collegate strettamente tra loro, i soggetti vi si dedicavano separatamente. Le armi abbiamo potuto accertare che la maggior parte erano state asportate nelle province nelle regioni Lombardia e Piemonte, poi giungevano qui in Aspromonte, e abbiamo potuto accertare appunto che c'erano degli scambi tra i soggetti che inizialmente avevamo individuato a San Luca e con i soggetti poi residenti nel comune di Deglianova, motivo per cui poi l'indagine si è spostata sul territorio di Deglianova. Al di là della finalità per la quale queste armi venivano detenute, che quello che l'indagine ha provato è il fatto che venivano nascoste in questi luoghi impervi per poi essere utilizzate per lo più per il bracconaggio, la caccia, ma quello che è preoccupante è proprio questo contatto tra i furti commessi nel nord Italia e l'arrivo in Calabria di queste armi provento appunto di furto. E dunque, al di là del fatto che le armi, almeno per quello che ha dimostrato l'indagine, venivano usate per la caccia di frodo, sono comunque armi provenienti da altri delitti di furto, dimostrano una capacità di trafficare con queste. Infatti sospettate anche eventualmente qualche fornitura a invece indrine locali o cose del genere da parte di questi che non erano incensurati, quindi la possibilità di arrivare alla proprietà di armi che poi venivano anche vendute. Questo naturalmente non potremmo adesso parlarne, se qualora fosse quello di cui possiamo parlare è ciò che l'indagine al momento ha disvelato, e quindi che è questo dato obiettivo, questo quantitativo di armi, la provenienza di queste armi che si è potuto ricostruire. Un'ultima domanda, io forse sono troppo pressante, ma ha detto una cosa interessante il colonnello, il fatto che si trattava tutti di persone incensurate e quindi che non fanno parte di nessuna filiazione o altro. Alcuni dei soggetti non erano incensurati e assolutamente non facenti parte o riconducibili a consorterie di 'ndrangheta. Una grossa parte dei soggetti avevano già dei pregiudizi di polizia o erano già pregiudicati, e in particolare due di questi erano vicini a due famiglie di San Luca di 'ndrangheta, la famiglia degli Strangio Bianchi e dei Giorgi Boiciani. Io volevo soltanto capire se voi avete monitorato, siete riusciti a capire invece la droga dove era destinata, per esempio al gruppo di Deglianova piuttosto che al mercato locale piuttosto.
No, allora, esatto. Sicuramente la gran parte di quella situazione che probabilmente non era destinata al mercato locale, tuttavia su anche questo ci sono ancora le attività in corso, anche sull'eventuale poi collegamento con eventuali ulteriori collegamenti con la criminalità organizzata, ci sono degli ulteriori approfondimenti che comunque i colleghi della stazione che hanno gestito in prima persona le indagini stanno effettuando per eventualmente poi in seguito poter attribuire. Appurato il fatto che le armi siano state utilizzate per bracconaggio. Ma avete fatto, avete approfondito, lo approfondirete, se sono state usate anche per delitti a questo cose. Sì, al momento non abbiamo dei riscontri in merito, quindi al momento non abbiamo riscontri di armi sequestrate nell'ambito di questo procedimento che abbiano poi, che siano state impiegate poi per effettuare delitti di qualsiasi genere. Capitano, mi sembra di capire che l'inchiesta sta proseguendo, giusto? Ci sono dei ulteriori approfondimenti. C'è stato qualche elemento che ha affrontato le cose sugli arresti? No, assolutamente. L'indagine ha seguito il suo corso naturale, ci sono comunque i naturali accertamenti poi in quindi corso. Diciamo, si può ritenere concluso. Okay. Le indagini non si fermano mai. Esattamente. Vogliamo vedere? Vai. Sì. Vediamo il video. Sono le foto. Sì, adesso è più completo, esatto, è solamente un pochino più lungo, capito? Ci sono qualche didascalia in più. I punti dove venivano comunque nascoste le armi, dove ne avevano la disponibilità. Tenete siamo riusciti a piazzare pure le telecamere. Siamo riusciti a piazzare delle telecamere, tenete conto che laddove. Evidentemente. Per arrivare al racconto di come insomma non è. Oggi un pulcino salga a terra. Successivamente poi abbiamo avuto anche l'utilizzo di un CTU per le identificazioni antropometriche esatte, quindi per identificare esattamente quelle persone laddove magari no? Con le telecamere non si vedevano, esatto. Quindi questa è stata un'attività certosina e anche piuttosto impegnativa. Qualcuno vuole cacciare tutti i fucili. Esatto. Nei boschi in primavera spuntano le telecamere. Ma sempre di più, quasi come un documentario. Insomma, zone impervie, dove insomma non è che uno dice fa la pattuglia con la macchina. Esatto. E quindi si sentivano padroni del territorio in qualche modo. Provavano i fucili. Anche. Ma lì c'era un rifugio. Tenete conto che c'erano degli essiccatoi anche, quindi c'erano dei punti dove in qualche modo coltivavano. Successivamente... Questa è una coltivazione. Questa è una coltivazione. Eccola qua. Siamo in pieno spronte, quindi. Le coltivazioni sono quelle che già abbiamo di cui abbiamo già scritto nell'ultimo anno. Sono riconducibili a periodi di 8 piantagioni sequestrate, di oltre 2.400 piante di marijuana. Beh, non tutte. Di cui gran parte rientrano in indice arresti in flagranza di reato. Ma questa è di questi indagini. Esatto. Qui c'è stata una collaborazione anche dei cacciatori. Assolutamente sì, che abbiamo qui dietro e sono bravissime, effettivamente, ma poi li vedete con i maschi orsi, li riconoscono bene. E poi i vari sequestri che di volta in volta invece vi abbiamo riproposto, quindi con i 15 arresti in flagranza e con i successivi. Tenete conto che alcune armi, anche AR 70-90, cioè anche armi comunque sia con una potenza di fuoco notevole. Quindi... Io vorrei ancora una volta enfatizzare come l'importanza di questa operazione stia proprio nella capacità che abbiamo avuto di non lasciare margini di manovra. Non ci sono spazi, reati o attività che l'Arma dei Carabinieri non prenda in considerazione. E al di là delle grandi operazioni di servizio che noi tutti ci auspichiamo sempre di fare con nomi altisonanti della criminalità organizzata, è proprio nell'humus della trasgressione quotidiana, delle violazioni di legge che sistematicamente vengono fatte, che si creano i presupposti affinché la criminalità organizzata possa proliferare e progredire, tranciando i legami e i collegamenti con chi delinque giornalmente, anche se
diciamo in maniera meno eclatante, apparentemente meno eclatante, tagliamo anche il cordone ombelicale del territorio rispetto alla criminalità organizzata.